La Prius Plus non è solo una Prius più grande, spaziosa e con 7 posti. È la prima monovolume media ibrida che va a porsi in concorrenza diretta con vetture come la Ford C-Max o la Renault Scenic. È una risposta ad una mobilità fatta di praticità, esigenze di spazio e trasporto da vivere con un nuovo concetto di guida. Perfetta per la famiglia, la Prius Plus è ottima anche per altri usi che siano di trasporto, vedi il grande successo di Prius come taxi. L'essere monovolume di Prius Plus lo si evince anche e soprattutto alla guida. Visibilità favolosa, posizione di guida ergonomica semplice ed efficace, tutto sotto controllo, di una facilità esemplare alla guida ed anche il comfort dei passeggeri è veramente di qualità. Al volante le sensazioni sono quelle di una Prius, elegante e docile, con un passo veramente adeguato al suo compito, cioè quello di far viaggiare comodamente e per molti chilometri. La grande plancia accoglie il mondo informatico di Prius, che a seconda delle versioni offre livelli di equipaggiamento molto completi. Fulcro delle prestazioni ovviamente il motore ibrido, che si avvale del conosciuto 4 cilindri 1.8 a ciclo Atkinson, più motore elettrico per una potenza combinata di 136 cavalli, passaggio da 0 a 100 orari in 11,3 secondi, velocità massima di 165 orari, consumi nel ciclo combinato di 4,1 litri per 100 km. Ma la sensazione forse più forte è l'equilibrio della vettura, grazie al nuovo posizionamento del pacco batterie, nel tunnel centrale come potete vedere dalle immagini. Si tratta inoltre di un nuovo sistema con batteria agli ioni di litio, per la prima volta utilizzate da Toyota, che consentono un risparmio di peso di 8 kg rispetto alle precedenti, una struttura più piccola e migliori prestazioni. Così posizionate sono perfette e la vettura ne risente positivamente. Avendo tolto il peso dal retrotreno, la Prius Plus è molto maneggevole, sicura degli inserimenti e lo spazio per passeggeri e bagagli, con un volume utile totale che può arrivare sino a 1750 litri con i due soli posti anteriori occupati.